coordinamento regionale della rete difesa del territorio, Franco Missicò, difendiamo la Calabria. Come rapporto con le istituzioni, noi ci siamo accorti nelle nostre pretese che abbiamo sollevato in questo territorio, che ci sono delle istituzioni che rispondono se sollecitate e ad altre invece che rispondono in maniera contraria. Ci sono delle istituzioni che di fronte a delle vertenze che i comitati in difesa del territorio sollevano rispondono al fianco dei comitati, al fianco dei diritti dei cittadini. Ci sono anche altre istituzioni che invece reagiscono per sopprimere un movimento come quello che da mesi si sta vivendo in questo Basso Ionio, che prova a cambiare lo stato delle cose. Io vorrei citare una canzone di Cataldo Pelli, Il mio sud. Dice: il mio sud è una frana di natura permanente, purtroppo in Calabria ci troviamo in un'emergenza perenne, siamo abituati a vivere nell'emergenza, emergenza su tutti i servizi, l'acqua, i rifiuti, la sanità, i treni, i trasporti, la strada statale 106, la strada statale della morte. Oggi se apriamo gli occhi e guardiamo un po' quello che ci circonda, vediamo che ci troviamo in una situazione disastrosa. E questa situazione disastrosa non è che c'è calata dall'alto o perché qualcuno c'è una maledizione divina, perché dobbiamo subire da anni, se non da secoli, questi soprusi, questi abusi, questa visione che hanno di noi del sud, di colonia. Ma ci sono dei responsabili, c'è chi è responsabile di alcune decisioni. E quindi noi pensiamo che le soluzioni della crisi non ce le aspettiamo dall'alto, né da Roma né da Bruxelles, ma sappiamo che ce l'abbiamo tutti i piedi e sappiamo che dal basso possiamo controbattere tutte le misure che dall'alto ci propinano. In questo territorio tutto è stato sotto la speculazione di ogni genere, persino la sanità. Io faccio i complimenti a Fabio, perché scrivere un libro sulla 106 non è una cosa facile, perché ci sono diversi morti. Ho avuto diversi amici come questa comunità, ho avuto diversi amici, compagni, giovani che hanno perso la vita su questa statale, sulle strade interpoderali, le morti silenziose dei malati in ospedale che per la chiusura degli ospedali si trovano a viaggiare nelle autoambulanze, le morti silenziose per le mancate bonifiche dei territori, le tanti morti e i tanti giovani che partono. Io vorrei dire un'altra cosa che è importante, che il libro si chiama Chi è stato? Noi lo sappiamo chi è stato. È stato lo Stato insieme ai politici, insieme ai vari comitati di affari che appoggiano una serie di logiche malate, strumentali ad un sistema che hanno solo l'interesse di mantenere alcuni privilegi e non già mai l'interesse della collettività. Noi rivendichiamo un'altra esigenza, quella di un nuovo meridionalismo, che non sia di negazione come fa la Lega Nord al Sud, ma di integrazione. Noi abbiamo promosso una mobilitazione sulle ferrovie, per il ripristino della tratta ionica. Noi siamo contro anche alla TAV perché crediamo che se l'Italia debba introdurre un nuovo percorso di sviluppo non può fare a meno del Sud, e se ci può essere riscossa in Italia questa non può che non partire dal Sud. Fabio mi ha mandato il libro alla presentazione, l'ho aperto alle prime pagine quando parlava della vicenda dei due amici Claudio e Giuseppe. Io non sono riuscito più a leggerlo, però il lavoro di Fabio è importante, perché questa testimonia una violenza che viene perpetuata da anni e anni e anni su questo territorio. Questa è violenza pura e noi non possiamo chiudere gli occhi. Fabio ha fatto un grande lavoro, perché a volte noi ci dimentichiamo di quello che succede. Invece i fiori che decorano questa strada della morte devono ricordarci la violenza che viene perpetuata tutti i giorni su questo territorio, tutti i giorni. E quindi noi, di fronte a questa violenza, dobbiamo rispondere e non possiamo lasciarla all'indifferenza, che la classe politica foraggia l'indifferenza dei cittadini, l'ignoranza dei cittadini, perché specula sulla nostra indifferenza. Noi dobbiamo dare un'altra scossa, quella di cittadini attivi, di cittadini che non si imbambolano più di fronte a nessuno.
Può venire chiunque qua, ma i cittadini sono consapevoli della propria forza e della propria legittimità da rivendicare determinati diritti. Quindi è il momento di non piangersi su se stessi, ma di difendere non il futuro, perché il futuro non ce n'è più, bisogna difendere il presente. Qua si tratta di una questione di sopravvivenza. Vorrei dire un'altra cosa: il sud è sempre stato terra di conquista. Partiamo dai Bruti, ci chiamavano ribelli, ci cambiarono il nome in latino, Bruti. Oggi ci chiamarono ladrones, ci chiamarono briganti, ci chiamano oggi no TAP, no discarica. Noi abbiamo tanti nomi, abbiamo tanti sì. Purtroppo ci sono istituzioni che non vogliono sentire, e noi diciamo sempre che c'è chi, tu puoi svegliare uno che dorme, ma uno che fa finta di dormire non lo puoi svegliare. E quindi è il momento di dare un'altra marcia. Non siamo quelli del no, abbiamo tanti sì, crediamo che ci sia il momento di questo territorio di avere ad esempio una risposta all'emergenza sanitaria, una risposta che bisogna dare innanzitutto con l'istituzione dei centri epidemiologici. Bisogna vedere da dove provengono determinate malattie. Chiediamo la bonifica dei territori. Chiediamo innanzitutto che la Regione Calabria avvii una manutenzione straordinaria degli impianti che riguardano la gestione dei rifiuti, che guardano soprattutto l'avvio di una raccolta differenziata per quanto riguarda le strutture, quindi anche il ripristino della tratta ionica. Noi abbiamo promosso una mobilitazione sui treni e per questo siamo stati denunciati. Sono state denunciate diverse associazioni e noi non abbiamo ancora ricevuto una denuncia a casa, però ci hanno buttato su tutti i media nazionali e i giornali. E invece noi già sabato prossimo, in concomitanza con una mobilitazione nazionale promossa dal CIUFER di Domenico Gattuso, noi promuoveremo una nuova mobilitazione a Sibari. Perché la vera interruzione di servizio pubblico non l'hanno fatto i comitati quel giorno, il 15 settembre a Rossano, ma l'hanno fatto i vari Moretti, i vari rappresentanti istituzionali, chi sulla pelle dei cittadini ha costruito i propri imperi elettorali, economici. È il momento quindi di dire basta a questa stagione di una classe politica indecente, bisogna cambiare addirittura rotta. Perciò noi siamo su una linea che è necessario il contrasto, scontrarsi, ma non in maniera violenta. In maniera violenta, se loro reputano violente, sono i contenuti, perché di fronte ad un attacco radicale ai diritti, alla vita di questa comunità bisogna contrapporre una risposta altrettanto radicale, ma nei contenuti, mentre nei modi noi non siamo violenti, nei modi noi siamo abbastanza pacifici, noi crediamo soprattutto nel confronto, nel ragionamento. Vorrei citare Che Guevara, che era un rivoluzionario e di certo non stava, era uno che stava per dire col fucile in mano, diceva: noi non possiamo combattere le idee contrarie con la forza, ma soltanto con il confronto e il ragionamento, altrimenti eviteremo lo sviluppo dell'intelligenza. Detto questo, faccio i complimenti a Fabio per il coraggio, perché crediamo che la delega sia un istituto che noi cittadini dobbiamo distruggere. Noi non dobbiamo delegare a nessuno, dobbiamo essere partecipi.